Cari telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo ad Ancona nella sede della Confartigianato Imprese perché si terrà una conferenza stampa di fine anno dell'associazione. I vertici faranno un bilancio delle attività svolte ma annunceranno anche le iniziative in cantiere per il prossimo anno. Per noi una conferenza stampa importante che volevamo annunciare alla stampa, in cui parla, ve lo dico, il presidente, quindi le dichiarazioni sono tutte del presidente, nella logica di dire: signori, questa è la situazione, quindi evidenziamo la questione. Presidente, questa pandemia ha provocato sicuramente un'emergenza anche economica. Quali sono i dati in vostro possesso per l'anno che si sta per concludere? Allora, per quanto riguarda la nostra regione, noi stiamo stimando un meno 10,6% per quanto riguarda la produzione e il PIL della nostra regione. Il dato che ci preoccupa ancora di più, intanto sappiamo che è un meno 16% a fronte di un meno 9,2% di livello nazionale, quindi la nostra regione ha dimostrato di avere una criticità particolare. Crediamo che questa criticità sia dovuta probabilmente al settore manifatturiero, che su questa pandemia ha avuto sicuramente il colpo maggiore, soprattutto il mondo della calzatura, il mondo dell'abbigliamento, dove la regione Marche è molto presente da questo punto di vista, con produzioni importanti, sicuramente sta incidendo in maniera determinante sotto questo aspetto. Ma dicevo, quello che ci preoccupa di più è il numero delle imprese. Noi stiamo stimando meno 700 imprese per quanto riguarda il fine anno sulla nostra regione, e saranno meno 250 imprese all'incirca nella provincia di Ancona e meno 150 nella provincia di Pesaro. Ecco, questo è il dato più negativo che abbiamo, insomma, da 10 anni a questa parte, e su questo dato dobbiamo veramente riflettere anche su quelli che saranno i numeri per l'occupazione, perché quello che succede normalmente è che quando un'impresa chiude, in molti casi è un'impresa anche mediamente strutturata, quindi ci sono anche vari dipendenti. La nuova impresa che apre invece è un'impresa che deve strutturarsi, appunto. Quindi questo ci preoccupa molto anche dal punto di vista dell'occupazione. Quali sono i dati? Quanti hanno perso il lavoro? Per quanto riguarda la perdita del lavoro, noi pensiamo che siano circa 10-12 mila persone in questo momento quelle che andranno a perdere il lavoro da qui a fine anno. Come dicevo, abbiamo bisogno adesso di un po' di tempo, probabilmente gennaio-febbraio, per stimare quello che succederà. Noi, diciamo, quello che ci preme però è lanciare veramente un segnale d'allarme molto importante, perché sta finendo un anno, si fanno tutte le considerazioni sull'anno che va a finire, tutte le emergenze che abbiamo affrontato in quest'anno e tutto il rincorrere dei vari adempimenti. Ma quello che noi lasciamo al 31 dicembre ovviamente lo ritroveremo al 1 gennaio, e quindi siamo perfettamente consapevoli che i primi mesi del prossimo anno, del 2021, saranno ancora dei mesi molto difficili. Ci sono però delle prospettive di crescita interessanti e importanti. Banca Italia stima un più 3,5% per quanto riguarda la probabile crescita del nostro Paese per l'anno 2021, a fronte di un meno 10 quasi di quest'anno. Quindi significa che ci sono dei segnali di ripresa, perlomeno all'orizzonte, interessanti e importanti. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a far resistere questo tessuto imprenditoriale, questo tessuto produttivo, per poter veramente intercettare questa ripresa. E quindi il nostro impegno è proprio questo. Io ovviamente, che ho l'onore e l'onere di rappresentare come segretario della Confartigianato, alla mia destra c'è Luca Bocchino come responsabile sindacale, Gilberto Gasparoni, segretario regionale dei trasporti, siamo qui a supporto del presidente, ma quello che vuole essere il mio punto di vista è che partiamo dai dati oggettivi, cioè le stime del PIL per le Marche parlano di un meno 10,6%. Inoltre, se consideriamo i primi tre trimestri del 2020, si registra una perdita di circa 250 imprese nell'anconetano e 150 imprese nel pesarese. Se guardiamo a un dato di carattere regionale, valutiamo un meno 700 imprese a livello regionale. Numeri che pesano su un territorio come quello di Ancona e Pesaro Urbino, fortemente già provati da anni di crisi. Se pensiamo che il tasso di crescita annuale delle imprese già risultava negativo nella provincia di Ancona, si assestava nel 2019 a
meno 1,19%, così come a Pesaro erano meno 0,82%, se consideriamo che le imprese sotto i 10 addetti sono il 94,4% della totalità delle imprese, ci danno dei dati estremamente preoccupanti. In più, se pensiamo che negli ultimi 10 anni nell'Anconetano il saldo tra le attive e le aziende il saldo è negativo con meno 3.000 imprese, mentre se pensiamo alla provincia di Pesaro siamo a meno 5.000 imprese. Parliamo di 10 anni di attività. Ecco, lei ha elencato diverse necessità. Quale di queste è la priorità per le imprese? Allora, innanzitutto noi abbiamo detto che dobbiamo far ripartire il lavoro nel senso dell'attività delle imprese a 360 gradi. La prima forma che ha un paese per far ripartire le proprie attività intanto è far ripartire gli investimenti nelle opere pubbliche. Ne abbiamo tra l'altro un grandissimo bisogno, le nostre strade sono disastrate, abbiamo bisogno comunque di mettere in sicurezza edifici pubblici e quindi c'è possibilità sicuramente di incentivare tutto il mondo dell'edilizia, tutto il mondo delle aziende che lavorano intorno all'edilizia. E un'altra cosa importante che noi diciamo da questo punto di vista è cercare di coinvolgere dove possibile le imprese locali, perché comunque sono garanzia della qualità del lavoro e comunque serve anche per l'economia della zona in cui operano. Altro punto fondamentale è prorogare la moratoria sui mutui, perché è un'azione fondamentale in quanto le imprese sono in questo momento indebitate e si stanno indebitando ancora. Non possiamo rincorrere continuamente situazioni di emergenza, la moratoria sui mutui va prorogata, noi diciamo fino a tutto il 2022, ma perlomeno fino ai primi mesi del 2022, in maniera che il 2021, insomma, si possa operare con una certa tranquillità. Parallelamente chiediamo, per quanto riguarda sempre il mondo bancario, una riduzione dei costi bancari, perché non è giusto che imprese comunque che si adeguano per quanto riguarda i pagamenti elettronici come vengono richiesti dallo Stato comunque subiscono dei costi poi che vanno ad incidere su quelle che sono le prestazioni che fanno appunto le imprese. E quindi è importante sostenere le imprese da questo punto di vista, è importante sostenerle anche per quanto riguarda i costi bancari in generale, perché comunque stanno facendo operazioni di debito e non sono operazioni di investimento, quindi è importante che i costi siano ridotti veramente all'osso, perché dobbiamo incentivare queste imprese a farlo. È importante anche incentivare in qualunque modo, ma noi diciamo con una decontribuzione, le nuove assunzioni, perché è fondamentale dare un segnale di coraggio a chi crede nel proprio lavoro, a chi comunque fa formazione, a chi comunque cerca di portare avanti un'attività anche creando lavoro appunto alle varie persone. Diciamo ancora un anno bianco per quanto riguarda la tassazione, perché onestamente le imprese non avranno margini di guadagno importanti secondo noi neanche nel 2021 e sarà difficile recuperare le perdite del 2020 anche dal punto di vista economico. Forte la crisi del terziario con la perdita di 49.000 posti di lavoro, mentre nel commercio, alberghiero e ristorazione sono 36.000 i posti di lavoro in meno e sono aumentate le procedure concorsuali nel settore manifatturiero. Quindi dei dati assolutamente evidenti di una situazione che si sta prospettando, rispetto al quale oggi vogliamo evidenziare un alert. Bene nella legge di bilancio per quanto riguarda il famoso 110%, da questo punto di vista noi solleviamo una criticità, ci sono ancora troppe difficoltà per quanto riguarda il discorso appunto del recupero fiscale per quanto riguarda il 110%, e un'altra cosa che dobbiamo continuare a denunciare, che lo diciamo a diverso tempo, ci preoccupa molto l'azione delle multi-utility che stanno creando un sistema di concorrenza sleale, possiamo dire, a impiantisti comunque artigiani della zona, perché hanno la possibilità comunque di fare lavori presso privati spalmando il costo dell'intervento sull'energia o su comunque il bene che vanno a fornire. Questo naturalmente è un metodo di pagamento che un artigiano non può assolutamente attivare, e per cui molto spesso troviamo artigiani che sono costretti a lavorare per delle multi-utility che poi in realtà stanno facendo materialmente il loro lavoro. Ecco, questi sono punti secondo noi fondamentali per cercare di ricreare anche un clima di fiducia che possa contribuire a mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo.
Noi abbiamo un sistema produttivo che il terzo trimestre del 2020 ha dimostrato che ha una capacità di reazione superiore a quella di molti altri paesi europei. Noi abbiamo stimato, questo è il dato Istat, tra l'altro, un più 15,9 della produzione industriale del PIL italiano nel terzo trimestre del 2020 a fronte di un più 12,5 della media europea. Questo significa che l'Italia, con il suo sistema di piccole imprese, ha sicuramente un'opportunità in più per quanto riguarda la capacità appunto di adattarsi a quelle che sono state le nuove situazioni per poter operare. Ecco, da questo punto di vista noi pensiamo che in questo momento abbiamo sicuramente un sistema produttivo con delle debolezze, certo, per quanto riguarda soprattutto il mondo finanziario, il mondo della capacità appunto finanziaria dell'impresa. Ma hanno anche queste imprese una grande capacità di adattamento che in un momento di turbolenza dei mercati, in un momento di grande cambiamento e di cambiamenti repentini come quelli che stiamo vivendo adesso, invece hanno sicuramente dei motivi di competizione che sono, secondo me e secondo noi, da incentivare, da proteggere, da tutelare, perché potrebbero essere veramente un punto di forza. Come battuta ci siamo detti, dopo i dottori e tutto il mondo sanitario bisognerebbe vaccinare gli imprenditori perché almeno possono garantire, come dire, la sussistenza economica di questo paese. Perché purtroppo se ne parla un po' poco, è una battuta, ma non è tanto una battuta, perché in termini generali in questa campagna di vaccinazioni, che speriamo vada tutto bene e sia pianificata, perché il fattore competitivo economico del paese ce lo giochiamo quando riusciremo a debellare questo maledetto virus, il tema degli imprenditori andrebbe evidenziato, perché veramente sono coloro che silenziosamente stanno portando avanti l'economia di questo paese. Presidente, al termine della conferenza stampa ha detto che forse verso aprile, quindi primavera, si potrà tornare a respirare, forse veramente. E i vaccini aiuteranno questa ripartenza, ma degli imprenditori se ne parla un po' poco, è così? Noi abbiamo fatto una battuta, abbiamo detto dopo il personale sanitario bisognerebbe vaccinare gli imprenditori, perché sono quelli che poi devono garantire la sussistenza economica del paese. No, noi siamo naturalmente molto fiduciosi nel vaccino, che possa portare un minimo di serenità e, come dicevo prima, su quelli che possono essere programmi di più lungo respiro. Abbiamo bisogno, le imprese grandi o piccole che siano hanno bisogno di programmazione, non possiamo stare a ricorrere a situazioni d'emergenza continua, perché in situazioni di emergenza non si fa la programmazione adeguata per quello che è uno sviluppo omogeneo di un'impresa, insomma. Quindi ecco, è importante, secondo noi è importante sicuramente vaccinarsi, e è importante insomma questo messaggio di speranza, un messaggio positivo che possa arrivare da questa appunto tecnica del vaccino, perché riteniamo che in questo modo insomma potremo tornare veramente a progettare il futuro.